Fantastica. No, non ce n'è Covid, che è l'ultimo capolavoro di Mem & J, che abbiamo in collegamento telefonico. Abbiamo Mem? Ciao. Mem. Ciao, sì, sono Mem. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Mem, ben trovato, bentornato, sono nella radio. Grazie, infatti, è già la seconda volta che ci sentiamo. Ci sentiamo ogni volta che esce un tuo capolavoro, anzi un vostro capolavoro. Questo è veramente fantastico. Io ho le lacrime agli occhi ogni volta che guardo quella signora. Ma mi domando, negli altri abbiamo visto che, per esempio, Giorgia Meloni non se l'è presa, anzi l'ha trovata una cosa simpatica. Ma la signora si sarà arrabbiata per questo video? Ma allora, secondo me no, perché allora, la popolarità innanzitutto si può monetizzare dal mio punto di vista, quindi è solo un favore alla signora. Ai tempi comparve dalla D'Urso dicendosi arrabbiata, ma nel senso l'intervista l'ha rilasciata lei, non stiamo facendo nulla di illegale, ecco, e poi appunto non è una presa in giro, sicuramente come diceva la signora arriverà qualcuno che esagera coi commenti anche con cose più gravi. Ma come arrivano a noi e a chiunque è esposto, volente o meno, sul mondo del web, basta ignorare, secondo me. Ma nel video si vede una signora che canta, che balla, che è sempre lei, perché poi è la stessa che vedo intervistata. Sì, è lei che balla... è un TikTok che ha recuperato trash italiano da qualche parte, l'ha ripubblicato, è un TikTok di Angela che balla. Ah, non sulla vostra canzone però. No. Ah, ecco, ecco, appunto ero curioso. Una canzone, oddio, qualcosa di neomelodico mi sembra. Comunque, andate sulla pagina di Trash Italiano, andate a vederlo perché è bellissimo anche quello. La conosco Trash Italiano. La conosciamo. Senti, invece quello di Conte, devo dire pure quello molto simpatico, molto divertente, sai lui come l'ha presa? No, non mi ha chiamato per dirmelo, non mi ha ancora chiamato per dirmelo, però quello poi è stato il frutto della quarantena forzata. In quarantena siamo stati abbastanza attivi sulle produzioni, poi tutte cosine simpatiche, veloci anche da fare, però sai, bisognava occupare il tempo in qualche modo. Senti, io credo che sia il momento però di cominciare a fare delle compilation, degli album, non credi? ma sai che questi personaggi, visto che noi trattiamo la viralità, di solito quindi prendiamo dal web, prendiamo dalla televisione, è sempre un casino con i diritti d'autore, registrare, fare, vendere. E certo, perché poi i diritti d'autore a quel punto sono pure di Giorgia Meloni, della signora de Palermo, del premier Conte. Esatto. Sono loro che ci mettono la voce poi. Esatto. Ma questo di Conte è fantastico. Senti, a proposito di questo, ma avete avuto problemi magari con YouTube? Ti spiego, noi abbiamo un'infinità di problemi con le piattaforme social, perché ogni cosa che mettiamo che non sia di nostra proprietà, come ad esempio, immagino che non sia di proprietà il tuo video sulla diretta di Conte da Palazzo Chigi, a noi ci bloccano proprio i video, ci segnalano i video sia YouTube che Facebook, ci hanno anche pur pagando la SIAE, anche noi chiaramente paghiamo la SIAE, però a volte ci hanno detto che il video non è di nostra proprietà, anche se magari è stato pubblicato sui social, oppure ci è arrivato tramite WhatsApp. Non vi hanno fatto nessuno problemi? Allora, ad oggi no, incrociamo le dita. Poi credo che noi siamo in una situazione un po' borderline, perché comunque prendiamo il video non è esattamente quello che hai visto in televisione, cioè non c'è mai come dire, il logo, il parlato secco che va per più di 10 secondi, poi sai che c'è la regola che deve essere almeno 10 secondi quello che prendi dalla televisione, eccetera eccetera. Comunque noi ci mettiamo una base, rieditiamo il video, è tutto un taglia, copia, cuci, quindi credo che sia quello che ci salvi, tra virgolette. Poi il giorno che toccherà anche a noi la stessa sorte, troveremo il modo, censureremo i video o ci sposteremo di piattaforma, perché per assurdo ci sono state delle persone che hanno caricato dei video su YouTube, magari Rai 2 o la televisione di turno ha preso quel video, l'ha riproposto in un proprio programma
e poi la persona si è vista togliere il video originale perché è di proprietà di Rai 2. A noi è successo esattamente così. Guarda, questo, ecco, a noi ci è successo con dei video virali, sai, quelli che girano su WhatsApp, sì, magari girati amatorialmente, che noi abbiamo magari pubblicato sulla nostra pagina, e a distanza di tempo è stato pubblicato successivamente su alcune testate più importanti ovviamente della nostra, e in automatico il social network di turno, in modo particolare Facebook, l'ha attribuito a loro come video di loro proprietà tramite degli algoritmi e ci hanno chiuso la pagina. Sì, sì, veramente. Perché poi il problema è che dall'altra parte, anche se vuoi risolvere la situazione, hai dei bot, sì, non sì, hai delle persone o degli operatori con cui parlare, a meno che non sei uno dei big con milioni, allora lì sì, è chiaro che lì c'hai magari non parli con un computer. Esatto, quindi noi ci hanno chiuso la pagina per diversi giorni, perché un video di una ragazza che cadeva dalla bicicletta era stato poi successivamente pubblicato da una testata più grande della nostra, e gli hanno attribuito questo video in maniera diciamo univoca, e quindi noi ci hanno tacciato di copiare materiale altrui. Vabbè, purtroppo succede. Ma stiamo imparando anche noi, poi chi non è dietro le quinte non le sa queste cose, però è un bello slalom produrre contenuti sul web al giorno d'oggi, soprattutto se legati appunto al mondo televisivo, comunque virale. Sì, ma anche perché hai detto bene tu, ci sono dei bot, cioè controllano i post, comunque video o audio, con degli algoritmi. Quando trovano sequenze identiche o simili per troppo tempo, ovviamente a quel punto devono decidere a chi attribuirlo. Ovviamente lo fanno, immagino, per... Ma io stesso nella mia pagina YouTube c'è una sezione che ti fa vedere tutti quelli che hanno ripostato il tuo video, quanto l'hanno ripostato, se è uguale. Io sinceramente non ho, soprattutto figurati quello della Meloni, l'hanno ripostato un sacco di persone, io non ho segnalato niente. Sì, quello l'hanno rifatto nei modi più disparati, anche con Darth Fenner, che invece di dire io sono tuo padre, dice io sono Giorgia. Chi l'ha ripostato esattamente come era, vabbè, hai voluto fare furbo per fare qualche view e magari guadagnarci qualcosa, ma sì, fallo, no, nessun problema. Chi invece l'ha preso e rieditato... va benissimo, cioè esattamente quello che facciamo anche noi, quindi... Leggo due messaggi. Meme & Jay, siete l'unica cosa normale del sto 2020, ci scrivono. Madonna, siamo messi bene allora. Ci siamo noi la cosa normale. E un altro è: siete la musica che mancava, solo che stavate arriva con l'Atac. Non l'ho capito, stavate arriva con l'Atac. Se il nostro amico ce lo spiega da casa. Esatto. Ma l'Atac è l'agenzia dei trasporti pubblici romani, visto che comunque non c'è di Roma. Ok, allora siamo arrivati lentamente. È quello che voleva dire. Forse per quello. Avevo capito con l'Atac. No, l'Atac, con una T, l'Atac. Azienda tranviaria, vabbè, del comune di Roma. Perché okay, l'Atac arriva sempre tardi, ci scrivono da casa. E qualche personaggio che state attenzionando si può sapere? Oppure no? Andate a braccio? Allora, andiamo generalmente a braccio, appunto, perché quando qualcosa diventa virale poi interveniamo noi, come degli avvoltoi, se vuoi, anche se non è un'immagine edificante. Però qualche idea ce l'abbiamo, insomma, non so se hai visto il video della Maurizia Paradiso che litiga. Come no, davanti all'Esse Lunga, lì a Milano, da qualche parte. Esatto, l'abbiamo contattata, l'abbiamo visto che... è un personaggio un po' particolare, abbiamo chiesto il permesso, lei ci ha dato il permesso, quindi probabilmente arriverà quello e vedremo, insomma, le idee ci sono anche per fare qualcosa di originale, insomma, va prodotto, ci vuole il tempo. C'è da dire che l'Italia, l'informazione italiana, la politica italiana e gli italiani in genere, dei spunti ve ne danno parecchi, cavolo, anche se la politica, la Meloni ci ha insegnato di starne lontano. Abbiamo riosato con Conte, adesso continuano a dirci fate Salvini, ma la paura di fargli un favore però, è troppa. Ma infatti secondo me voi avete fatto un grosso favore alla Meloni. Sì, secondo me sì. Anche, secondo me è un 50-50. Secondo me secondo me un 5% dei voti gli avete regalato voi. ma sai che sono accusato di questo, ma in realtà se vai a vedere... i sondaggi elettorali, lei ha iniziato a salire quei sondaggi quando Salvini ha fatto il patatrac col governo. Sì, certo. Quindi vabbè, poi sì, magari l'ha resa più pop, ma dal mio punto di vista, chi è intelligente capisce che se diventi famosa per un remix,
insomma non è edificante per la tua carriera da politica. Se posso consigliarvi su Salvini il pezzo in cui va in Puglia a mangiare i panzerotti, che fa, mi sembra sembra Davide Mengacci o quell'altro, come si chiama, quando taglia quel coso. Ma perché poi sai che è anche difficile star dietro a Salvini, Salvini veramente, guarda che Salvini l'altra. Sui social è il numero uno, un remix di un'ora. Salvini tira più della Ferragni secondo me sui social. Vabbè, ma ne fa talmente tante che veramente è quasi impensabile che passino inosservati. Ieri stava in un quartiere di Milano dove avevano un quartiere che dicevano che prima, non ricordo il nome del quartiere, che prima era un bel quartiere, adesso è degradato, avevano messo una catenella e questa catenella era stata buttata per terra perché dentro ci passavano i tossici con le macchine, no? E era lui, 10 del suo entourage, 50 cittadini tutti intorno a guardare sta catenella per terra e se la prendevano con le istituzioni che non l'avevano rimessa apposta. Ma lì ci stanno 60 persone, mazza sta catenella, mazza la testa catenella. Una cosa incredibile. Poi si faceva i selfie. Io sono affascinato dai video dei Salvini, per me sono i più belli di tutti. Vabbè, ma è veramente imbarazzante, guarda. Ma no, sta catenella allucina. Io sto di, ma perché ne la raccolgono? Se la guardavano sta catenella che rimane i miei capelli, oddio, che sta succedendo? I tossici. Senti, la stata troppo pesante, non so, magari. Fenomeni di emulazione nei vostri confronti, cioè a parte chi vi ha copiato e magari ha remixato i vostri o l'ha sostituiti, stanno nascendo altre realtà che fanno quello che fate voi, cioè che si inventano. Beh, allora, sì, diciamo che prima di noi il famosissimo è l'Under DJ. Sì, ok. Che ha iniziato a fare questa cosa. Sì, stanno nascendo, ci taggano anche spesso e noi, allora, tipo noi sulle nostre pagine non facciamo mai pubblicità a qualcuno che ci chiede mi pubblichi, facciamo pubblicità, sponsorizzazione prodotti, anche perché a parte che il nostro bacino d'utenza è assolutamente limitato, però invece chi ci propone... Vabbè, ma siete molto seguiti però, siete molto seguiti. Ma no, beh... molto seguita è la Ferragni, secondo me. Vabbè, ok, vabbè, siamo pure Cristiano Ronaldo è molto seguito. A 10.000 follower su Instagram, cioè chiunque ha 10.000 follower ormai. E poi Instagram, sapete che non conta più niente. Quindi... Ora c'è TikTok. Noi non lo pratichiamo tanto, devo dire che siamo molto legati, specialmente la nostra trasmissione, fateci caso, è legata più che altro a Facebook, perché noi abbiamo magari dei contenuti che vanno scritti, quindi su Instagram insomma non ci troviamo molto. Non c'è neanche la possibilità. No, infatti. Non c'è neanche. Comunque sì, insomma, chi produce trash, remixa o fa, è il benvenuto sulla nostra pagina e verrà sicuramente condiviso, o se ha idee da proporre anche da sviluppare insieme. Ci chiedono sempre da casa, ma in parte ha anche risposto. Quindi prima di fare video remix, come fate? Contattate la persona in questione o si trova una sorpresa? Dipende, nel caso di Maurizio Paradiso magari l'avete contattata, nel caso della Meloni o di Conte, esatto, o di Angela, poi ne avete fatti altri, mica solo io mi ricordo quello di Pamela Prati pure che hanno fatto, esatto. Sì. Diciamo che tutto ciò che passa in televisione è già stato reso pubblico, quindi non ci poniamo il problema di remixarlo, esiste già un video come la stessa Angela, Covidi, anche perché non, insomma, non l'abbiamo resa noi popolare, c'erano post ovunque, quella frase è famosissima. Invece un video come quello di Maurizio Paradiso, in cui c'è appunto l'intenzione di fare qualcosa, è già stato pubblicato ovunque nel web, però non è un permesso automatico di legge di diffonderlo, invece col suo consenso andiamo tranquilli, ecco. Certo. C'è anche il monopattino, di Giordana. Ah, di Giordano. Di Giordano. Sì. Vabbè, mi è venuto di Giordana, non so perché lui c'ha sta voce che sembra un po'... Sì, una voce molto femminile. Lui c'ha una voce femminile, sì. Sì, è strano, però vabbè... C'è la voce. Questo del monopattino è fantastico. Ma no, ma lui è strano perché poi c'ha tutti questi vestiti sempre più larghi di lui. Beh, sembra, ma lui è furbo poi. Sembra una persona che si è dimagrita negli ultimi 5 giorni. È vero, sbaglia le misure. Lui è furbo, ha capito che fare quelle scenette lì
che puntano alla pancia delle persone poi diventano virali e sai, non esiste pubblicità buona e pubblicità cattiva, l'importante è parlarne. Certo. Così come noi parliamo di voi, perché noi vi abbiamo dedicato più articoli sul nostro sito, noi siamo una testata giornalistica, non nella radio. Ve l'abbiamo pubblicati tutti, Sì, su Giorgia, su Covid, e sono anche molto letti, tra l'altro. Grazie mille per questa fiducia immeritata. Meritata. Tra l'altro, stavo notando che voi siete cresciuti parecchio su YouTube, perché l'ultima volta che ci siamo... e sentiti al telefono, adesso stavo guardando la vostra pagina, avete 45.000 iscritti, mi sembra che l'ultima volta non ce ne avevate così tanti, o sbaglio? No, infatti sta crescendo pian piano, è che YouTube era fuori dalla nostra portata, stiamo imparando ad utilizzarlo e a capire come sfruttare questi 45.000 iscritti, non per sfruttare gli iscritti, ma per creare sempre qualcosa di carino, simpatico e che ci diverte, perché questo poi è quello che ci porta avanti, è che ci divertiamo. E avete fatto anche voi la musica 8D, che stava prendendo piede un paio di mesi fa, sembrava che fosse che decollasse. Su WhatsApp giravano un sacco di messaggi, ascolta questo in 8D che era fantastico, l'avete fatto anche voi? Sì, perché appunto stavamo cavalcando anche noi l'ondata di popolarità che aveva preso la musica 8D, poi non sfonda perché sì, ne senti una, due, poi sempre la stessa solfa, nel senso è un filtro che applica a chiunque, a qualsiasi canzone, nulla di complicato. No, non è complicato, però devo dire che è molto piacevole. L'effetto è fighissimo, si chiama olografia sonora. Bello, veramente un bel effetto. Noi adesso siamo in cuffia, quindi magari tu sei al telefono, non te ne rendi conto, stiamo ascoltando. Io mi sono girato da una parte perché sento che c'è qualcuno che parlasse. pure io. Ma mi fa un bellissimo effetto questo. Sicuramente col mono del telefono non riesci a distinguerlo. Ho provato a farlo con un impianto serio, ovviamente stereo, su due direzioni, in casa, ma non ha lo stesso effetto delle cuffie. Non funziona. No, perché... L'olografia sonora simula la distanza dell'oggetto e chiaramente ti simula, se un oggetto ce l'hai a destra, il suono arriverà con qualche millisecondo prima all'orecchio destro rispetto a quello sinistro. Certo. Sì, quindi fa tutti questi calcoli, ecco, il filtro, chiamiamolo filtro. Guarda, io per scrupolo ho fatto un esperimento proprio classico, ho messo una cassa a destra, una cassa a sinistra, mi sono messo nel mezzo e ho mandato una canzone in 8D, non c'è niente a che vedere con le cuffie, non dà lo stesso effetto, no. Assolutamente. Anche perché senza le cuffie poi interviene l'eco della stanza. Bravo, questo, che non sei isolato, quindi c'hai anche i rimbalzi sui vetri, c'hai anche lo stesso effetto suolo, quindi poi ho visto che a seconda di come inclini le casse cambia pure l'effetto, vabbè, insomma, con le cuffie funziona. Con le cuffie funziona. Insomma, la musica 8D l'abbiamo già abbandonata. Era bella in quarantena. Poi se siamo levati le cuffie siamo usciti da casa. A proposito di quarantena... A proposito di quarantena, voi suonate il vostro lavoro, fate DJ in discoteca, tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio, ci chiedono quando suonerete a Roma, ma questa la rispondi dopo. Come avete vissuto voi la quarantena in casa praticamente, non potendo andare al lavoro, poi a Milano tra l'altro? In realtà l'attività di DJ per noi è proprio secondaria, ma facciamo pochissimissime serate quando ci chiamano. E infatti a Roma non ci hanno ancora chiamato, quando ci chiameranno a Roma lo comunicheremo sulle nostre pagine. Noi in quarantena abbiamo continuato a lavorare in smart working come tutti, perché alla fine siamo due impiegati nella vita vera. Ah. Ed è anche il motivo della come dire di questo gioco di tenere l'anonimato, e certo, no, licenziano MJ dalla vita vera. Se no vi licenziano. No, vabbè. Esatto, vedendo cosa abbiamo fatto, sì. Ma, quindi in ufficio, nel vostro luogo di lavoro, non sanno che voi siete MMJ? No, infatti fa riderissimo. E non vi fa ridere il fatto che magari qualcuno ci ha sentito una canzone della Meloni e tu non puoi dire è la mia? Perché mi mandano i remix e mi dicono, hai sentito questa? Io, ah sì, carino, l'ho sentita.
A me è successo, anche a me è successa una cosa del genere con un post che avevamo fatto, sì, fateci caso. Pure gli auguri di Natale, gli auguri di Ferragosto, sì, che ci sono arrivati. No, però mi è successo con una chat del lavoro, che un lavoro, collega ha mandato uno scritto mio in chat e tutti ridi: ah, sei anche poeta, sei diventato, dicevano a questo mio collega. Invece io però arrivato, stavo lì zitto, cioè, vabbè, quello sarebbe il mio comunque. Sì, perché a noi invece fanno proprio una cosa molto più semplice, fanno il classico copia e incolla, magari se c'è un post divertente sulla nostra pagina Facebook ce lo copiano e lo spacciano per il loro. Certo, e fanno il figuro. Esatto, esatto, però ormai noi abbiamo trovato un sistema per renderli visibili, perché comunque all'interno dei nostri post c'è sempre, da qualunque parte, c'è un fateci caso, che ovviamente poi diventa la firma del post, quindi riusciamo a capirli. Che dire, allora aspettiamo che finisca questa maledetta interruzione alle discoteche, perché così magari abbiamo la speranza di sentirvi suonare a Roma. Speriamo, ce lo auguriamo tutti, perché dobbiamo tornare a vivere, soprattutto qua a Milano la situazione di discoteche è drammatica. Poi ovviamente ci sono cose più serie, l'importante è risolvere questo virus e che la gente smetta di morire, però se dobbiamo guardare la realtà, insomma, ci manca anche andare in discoteca. Sì. Beh, tra l'altro nei giorni scorsi hanno fatto vedere alla RAI diversi servizi sui locali, specialmente nelle località estive, no? Mi ha colpito molto un servizio fatto a Ponza, delle discoteche che sono aperte, piene di ragazzi, tutti seduti sui tavoli, magari anche distanziati poco, che ballano sulla sedia, perché in teoria in piedi non si può ballare, e quindi questi ragazzi ballavano seduti con i bicchieri alzati, con i calici alzati, e che è ormai diventata quasi una presa in giro. È no? Una recita, stiamo a fare una recita, dai. Sì, senza fare nomi o cognomi, come dice Conte, però la realtà è sotto gli occhi di tutti, ci sono discoteche che insomma un po' se ne fregano. Sì, ma voglio dire, ieri pure ha sbottato, come si chiama, Zangrillo alla 7, ha sbottato dicendo: avete rotto le palle, ne ho le palle piene, perché comunque io quello che vedo è tutt'altro, se mi chiedete, io posso parlare solo di quello che vedo, io non vedo più niente, ricominciate a vivere, perché è inutile che mi chiamate per il comitato tecnico scientifico che ci vuole far stare in allerta fino a dicembre, quando l'allerta oggettivamente non c'è più. Adesso sicuramente bisogna avere tutti quanti il massimo senso di responsabilità, distanziamento, mascherine, tutto quanto, eccetera, però bisogna anche ricominciare a vivere, perché davvero non se ne può più. Provo a pensare alle discoteche, ma anche agli albergatori, ai ristoratori, stiamo tutti quanti in una situazione un po' allarmante dal punto di vista proprio lavorativo. Mem, ultima domanda, il vostro logo è un coniglio, che c'è? Un mezzo coniglio? Sì, sono due conigli, due conigli mezzi teschi stilizzati... Non chiedermi perché, no, ci stavo pensando. Visto, ci è piaciuto e l'abbiamo scelto. Ci stavo pensando, perché quando verrete a Roma e verrete nella nostra radio, visto che noi andiamo anche in video, vi mettete la maschera allora del coniglio, così sì, nessuno vi riconosce. Un modo, sì, per forza. Ok, ma ti ringraziamo. Grazie, simpaticissimo, per essere stato con noi anche oggi. Anche voi, è sempre un piacere sentirvi. Vi aspettiamo a Roma, salutaci Jay a questo punto. Voi grazie mille, Mem. Ciao, a presto. Ciao, ciao, noi ciao. Ascoltiamo Nomi e Cognomi e poi andiamo in pausa. Ok. Questo governo non lavora con favore delle tenebre. Le tenebre. Quarantena, quarantena. Quarantena, quarantena. Quarantena, quarantena. Quarantena, quarantena. Devo fare nomi e cognomi. Devo fare
quarantena. Con conducente Atena Service di Mario Canfarini. Servizi di noleggio auto con conducente da e per aeroporti, porti e stazioni da ogni parte d'Italia. Atena Service ti offre anche servizi di sicurezza a persone, immobili, proprietà, accompagnamenti e accoglienza pubblico. Info al 342 539 2777. Atena.infoservices@gmail.com. Canfarini.ncc@gmail.com. Atena si scrive con il TH. Per la tua auto non ci sono problemi con la Bart SRL Officina Meccanica. Revisioni, ricarica aria condizionata, tagliandi e inoltre officina plurimarche e diagnosi elettronica. Bart SRL Officina Meccanica si trova a Roma in via di Torre Vecchia 835. Info e preventivi al 345 476 0072. Bart SRL, il migliore amico della tua automobile. L'osteria preferita dai romani e non solo, la trovi nella splendida cornice di Trastevere. L'Osteria Pucci offre ai suoi clienti i migliori piatti della cucina romana: bucatini alla matriciana, cacio e pepe, trippa, abbacchio, carciofi alla giudia e tanti altri. Lo staff dell'Osteria Pucci ti aspetta in piazza Mastai 2. L'Osteria Pucci organizza anche degustazioni ed eventi a tema e menu personalizzabili. Per informazioni e prenotazioni chiamalo 06 58 19 870. Serralli Infissi è leader del settore e attiva sul mercato da 40 anni. Rivenditori ufficiali su Roma dei più grandi marchi italiani. La Serral vi aiuterà a realizzare la casa dei vostri sogni. Chiamalo 06 66 26 883 per un preventivo gratuito e visita lo showroom in via della Pisana 1, serralsrl.it. Serral Infissi, competenza nel campo delle ristrutturazioni, del design e della cura verso l'estetica. Non è la radio, sposa un progetto solidale nato e operativo a Roma. La Onlus Giuseppe di Nazareth, attiva dal 2010, garantisce la continuità del processo di presa in carico attraverso l'accoglienza in strutture di secondo livello, sostiene le famiglie con disagio socio-economico, dispone al proprio interno di figure professionali specializzate come medici, psicologi e avvocati. Onlus Giuseppe di Nazareth, responsabile Francesca Martina, telefono 340 97 68 885. Per informazioni su come prestare servizio volontario o aiutare con donazioni, visita il sito giuseppedinazareth.org. Mamma Nero è tutto quello che si può desiderare da un caffè buono, cremoso, elegante e raffinato fin dalla confezione. Dall'attenzione alla qualità deriva la scelta di voler far provare il nostro prodotto anche prima di venderlo. Distribuiamo sia ad aziende che a privati. Vi invitiamo a venirci a trovare presso il nostro showroom in via Montenero 21 a Colle Verde. Così avremo il piacere di offrirvi il nostro caffè, svelandovi i segreti per avere il miglior risultato in tazza nella tua attività o a casa. Per appuntamento o qualsiasi informazione, contattaci allo 0774 50 37 45 o manda una mail a amministrazione@planetservizi.com. Mamma Nero, il lusso del caffè autentico. Per ripartire hai sicuramente pensato a tante cose: nuovi prodotti, sicurezza, nuovi servizi, una nuova immagine. E perché non pensare ad una nuova campagna pubblicitaria? Noi di Non è la Radio abbiamo tutto quello che ti serve per farti ripartire alla grande, grazie agli spot sulla nostra emittente. Per info mandaci una mail a info@nonellaradio.it oppure chiama allo 06 94 83 60 53. 06 94 83 60 53. Riparti con Non è la Radio. Oggi è mare, buongiorno da Bambello. Oggi è mare, Bambello. Oggi è mare, signora, allora oggi è mare. Oggi è mare, non ce n'è Covid. Non c'è Covid.
Buona giornata da Mondello. Non c'è Covid. Ma sto Covid c'è o non c'è Covid? Non c'è. No, c'è. Covid c'è, però insomma. C'è, però fa meno danni di prima. Quindi voglio dire, prudenza, attenzione, per carità, fate tutto quello che bisogna fare, lavatevi le mani, zozzi, mettetevi la mascherina, però cominciamo a muoverci perché ci siamo un po' seccati. È stato divertente parlare con Mem & J, anzi con Mem di Mem & J, e è stato